voglio sottoporre e quindi aprire poi lo spazio al pubblico una domanda da parte di Anna Maria Stufano che è pervenuta su Facebook rapidamente. È stata mai ipotizzata una destinazione per il rudere di via Tenente De Venuto adiacente alla farmacia comunale o aspettate che il rudere crolli da solo? Allora, ad Anna Maria Stufano, così vorrei innanzitutto rivolgere un'assicurazione, quel rudere non è destinato a crollare, perché quel rudere è stato oggetto di lavori di impermeabilizzazione e viene costantemente monitorato. Quindi anche lì il punto non sta nei termini in cui... Il punto sta in questo. Noi abbiamo tentato di incrociare quel rustico con un'attività che avesse un senso, quindi che offrisse un servizio alla città, ma che naturalmente avesse una sua, un suo senso gestionale. In quest'ottica abbiamo verificato diverse opzioni, no? Si va appunto dagli appartamenti per la socialità appunto alle case di riposo. Ecco, in questi 10 anni noi oggettivamente abbiamo strutturato una parte dell'immobile, quella minore, con un servizio che è quello della farmacia comunale. La parte maggiore di quell'immobile avevamo puntato a farne dapprima un centro di fisioterapia, quindi collegato, no, a un centro di servizi che stava dentro quel macro progetto che riguardava anche Villa Giustina, no? E su cui probabilmente avevamo anche gli interessi finanziari in grado di assicurare l'intervento. Tutto questo poi si è interrotto a un certo punto perché sono cambiati i piani regionali, no? Nel senso che noi siamo passati attraverso un piano regionale ospedaliero che naturalmente è stato un piano di tagli drammatici. Anche sul versante dei servizi sociali i tagli sono stati drammatici. Noi lo sappiamo perché noi abbiamo un problema adesso in corso drammatico, che è quello della gestione della casa di riposo. Noi la casa di riposo siamo in proroga della gestione da più di un anno, no? Perché accade questo? Accade questo semplicemente perché le gare vanno deserte, perché le economie che ci sono dentro quelle gestioni, una volta che appunto viene meno il panorama degli incentivi pubblici, appunto è un quadro. A proposito della casa di riposo, c'era anche una domanda rivolta da parte di Vincenzo De Palma che chiedeva appunto come mai non parte la gara di appalto per la casa di riposo San Francesco, scaduto ormai da 3 anni. Non aveva dato come tempistica metà gennaio? Cosa è successo? Niente di particolare. È successo che stiamo verificando in questo momento la sostenibilità della gara. In realtà siamo già molto avanti, cioè voglio dire uscirà nei prossimi giorni, non è questo. Sai, quando hai fatto una gara su cui hai fatto una procedura anche lunga, no? Perché sai, abbiamo dato degli indirizzi in consiglio comunale, poi abbiamo fatto delle perizie, poi abbiamo fatto il bando di gara e poi ti trovi che questo bando di gara non incrocia un'offerta. Naturalmente, e poi ci vai coi piedi di piombo, no? Allora, noi in questo momento stiamo tentando di verificare tutti i margini possibili per rendere quella gara appetibile per un investitore privato. E quindi, poi sai, però è un'attività difficile perché tu non è che puoi cedere sul versante delle garanzie necessarie, no? Che sono la qualità dei servizi in primo luogo, la qualità del lavoro in secondo luogo, perché non è che chi viene ci deve venire a fare un'offerta fuori mercato e poi dobbiamo cominciare per 10 anni, per 15, per 20 a combattere perché vengano rispettati i diritti dei lavoratori o i diritti degli assistiti, no? Perché poi in queste vicende
se parti male sconti un altro grave deficit del sistema Italia, cioè l'assenza del servizio giustizia, perché una causa civile con un'azienda privata naturalmente prende via anni, ti tiene bloccato, no? E alla fine, come dire, produce solo danni. E Giussi, penso che a questo punto tu possa rivolgere anche l'altra domanda che riguardava i lavori sul lungomare, no? Perché traiamo spunto dai lavori non ancora iniziati o non ancora conclusi. Alessandra Bavaro ci chiede: come mai i lavori sul lungomare non sono ancora iniziati nonostante il finanziamento ricevuto? Come si chiama la... Allora, Alessandra, scusa, diciamo, se mi permetto, nel senso che la storia la devo raccontare tutta. Allora, cara Alessandra, Giovinazzo non era inclusa dentro le zone costiere a rischio idrogeologico. Questo lo sanno tutti, ma è bene ripeterlo. Nel 2008 questa amministrazione fu così brava da ricevere un finanziamento dal Ministero dell'Ambiente. Il primo punto che saltò agli occhi di tutti è che quel finanziamento non poteva essere erogato se prima le mappe regionali non fossero state corrette e quindi se non fosse stata inclusa Giovinazzo dentro il piano di assetto idrogeologico come zona a rischio di erosione costiera. Allora, 2 anni se ne sono andati così, semplicemente per mettere a posto le carte regionali. In quel caso è uno dei 1000 casi in cui l'amministrazione di Giovinazzo è stata più solerte delle amministrazioni, diciamo, referenti e di riferimento, anche perché noi sul territorio ci stiamo, mentre l'assetto, l'ufficio di Pacino, no? Per l'assetto idrogeologico deve gestire una situazione che riguarda l'intera regione, che è una regione messa abbastanza male da questo punto di vista, perché il centro-sinistra regionale è stata la prima forza politica a porsi il problema dell'assetto idrogeologico, dopo, diciamo, ecco, usiamo questa espressione, con un ritardo di 30 anni, no? Nel senso che le amministrazioni nei 30 anni precedenti non hanno fatto niente. A Giovinazzo noi stavamo addirittura davanti alla regione e ci abbiamo messo 2 anni per far riconoscere alla regione che anche la nostra costa era a rischio di erosione. Detto questo, poi abbiamo fatto la gara per la progettazione definitiva e l'avvio del cantiere. La gara è stata espletata, naturalmente ogni gara trascina con sé una fase di contenzioso che è stato superato. Mentre accadeva questo, cioè mentre facevamo la gara, è accaduto l'incidente di Ventotene, che qualcuno di voi non si ricorderà, brevemente, uno scoglio cadde su 2 studenti in gita scolastica, 2 studentesse che morirono sul colpo. A quel punto ci fu una visita dei tecnici regionali a Giovinazzo che impose al sindaco di chiudere il lungomare così come lo vedete chiuso adesso voi. Intanto la gara è andata avanti, è stata aggiudicata, il progetto è stato oggetto di una conferenza di servizi, cioè abbiamo chiamato tutte le autorità che devono esprimere un parere e che sono tante ad un tavolo di servizi, una conferenza. A questa conferenza non si è presentato quasi nessuno, quindi da settembre noi stiamo semplicemente raccogliendo i pareri. L'ultimo parere è stato espresso 15 giorni fa dall'ufficio di, diciamo, dall'autorità di bacino, con alcune prescrizioni. Adesso il progettista sta mettendo a posto queste prescrizioni e questa settimana devo consegnare finalmente il progetto per il definitivo parere paesaggistico alla regione. Ottenuto il parere paesaggistico, siamo in grado di aprire i cantieri. Tutto questo per dire anche che se qualcuno si affaccia da qualche palco a dire che io sbloccherò i lavori del lungomare, no? Naturalmente sta facendo il bello col lavoro degli altri, perché tanto questo lavoro noi ce lo siamo cantati e noi ce lo siamo suonati. No, come dire, non è bene trattare i cittadini, come dire, da tonti. Ecco.
Queste cose sono note a tutti. Dirò un'altra cosa, che il progetto originario, il preliminare originario dell'amministrazione riguarda lavori che si svolgono per tutta la costa di Giovinazzo, quindi sono lavori per 6 milioni e mezzo di euro. E anche su questo versante, chi si siederà ad amministrare la città dopo di noi troverà un bellissimo regalo, perché noi siamo al secondo posto nella graduatoria ufficiosa dopo l'Esina. Noi siamo al secondo posto per l'erogazione dei fondi necessari a completare il progetto di salvaguardia della costa giovinazzese. Vi dirò un'altra cosa, che in quel progetto c'è stata una cura assai meticolosa della conservazione dell'orizzonte, no? Del landscape marino della nostra costa, nel senso che noi non avremo le solite barriere impattanti per cui non vedi più il mare ma vedi appunto dei massi, no? Noi avremo un intervento assolutamente, diciamo, a bassissimo impatto, e conserveremo tutta la bellezza delle nostre coste. E poi addirittura il cartellone dell'estate 2011 è stato pubblicato il 14 luglio, quindi metà estate era andata via con gli appuntamenti di giugno. Il cartellone natalizio è stato pubblicato il 1 gennaio, quindi tutta la settimana, tutto il periodo prenatalizio è andato via. Queste sono piccole cose, però far capire come in una città che vuole diventare sempre più turistica, ecco, non può mancare una giusta programmazione. Quindi questa è la prima domanda. Sulla biblioteca magari in 10 anni si poteva fare qualcosa di più. Ha eluso per ben 2 volte sul rammarico, evocando il blocco del credito. Dunque, onestamente penso che sin dai tempi di Coraci di Siracusa, persuadere che sia vero è più bello che dimostrare, più facile che dimostrare che sia vero. Ecco, magari noi dove c'è deriva, speriamo ci sia un'alternativa, magari una città che comunque, nonostante le difficoltà che noi comunque capiamo che può avere un'amministrazione, però ecco, non può un'amministrazione e comunque i futuri candidati non possono non pensare una città diversa, una città migliore sotto tanti punti di vista. Ecco, si può anche da tanti punti di vista, perché come non bastano 10 minuti per parlare dell'amministrazione, non bastano nemmeno 10 minuti per porre tante domande sui tanti aspetti della nostra città. Però sicuramente una cosa è certa, si può, ecco, ci si può distanziare dal pensiero unico che magari si vuole propinare e proporre incautamente in tutte le sedi in cui si parla, appunto, ci si confronta con i cittadini, perché anche questo secondo noi è mancato. E forse anche la prevenzione, se con uno sperimento la cittadinanza si perde interesse ai temi della stessa. Grazie. Posso rispondere, vero? Sì, allora, sì, la replica della... Intanto, diciamo così, dal punto di vista del metodo, Michele mi consentirà di dire che non mi ha rivolto delle domande, diciamo, ma come dire, ha fatto una piccola allocuzione ad un voto contrario al centro-sinistra. Questo così, per essere chiari, ecco, rispetto, diciamo, questa non era una domanda sull'amministrazione, questa era, diciamo, uno spot per cui voi fate schifo, votate da un'altra parte. Detto questo, andiamo poi nel concreto. Non c'è nessun nesso logico tra la biblioteca e il cartellone culturale. Quindi cominciamo a fare ordine, per favore, facciamo ordine nella mappa concettuale e cominciamo a parlare delle cose una alla volta. Allora, il cartellone culturale quest'anno ha sofferto di ritardi perché voi non ve ne siete accorti, ma fareste bene a documentarvi se volete amministrare la città. Vi dovrete documentare sul funzionamento del patto di stabilità e soprattutto sul funzionamento delle finanziarie. L'anno scorso la finanziaria prevedeva un taglio dell'80% sulle spese in quel settore. Fino a quando le sentenze delle Corti dei Conti hanno fatto chiarezza sul quadro normativo entro cui dovevamo spenderci, è chiaro che noi non potevamo far partire proprio un bel niente. Quando è stato chiaro il quadro, se ti vai a prendere, mi permetto di darti del tu, diciamo, perché ho grande stima di te e della tua intelligenza,
e perché diciamo la politica ci può dividere, ma questo non toglie il rispetto profondo che nutro per la tua persona. E se vai a prenderti la teoria, la diciamo sequenza delle sentenze della Corte dei Conti, ti renderai conto, scusate il bisticcio, del fatto che tra il chiarimento del quadro normativo e la pubblicazione del cartellone dell'estate sostanzialmente è intercorso un intervallo brevissimo. Altrove diciamo si è fatto diversamente, perché altrove ci sono le fondazioni, ci sono situazioni locali che uno dovrebbe conoscere lì per lì. A Giovinazzo la situazione l'abbiamo gestita così. La biblioteca, sulla biblioteca noi dobbiamo fare lo stesso ragionamento che facciamo sui contenitori culturali in genere. Le biblioteche esistono, ma per farle funzionare c'è bisogno di qualcuno che ci stia dentro. A Giovinazzo c'è un'associazione che gestisce una bellissima biblioteca. La gestisce benissimo, fa anche servizi che non sono semplicemente di prestito libro, ma fa proprio animazione culturale, e io non credo che quello sia un servizio negato alla città. No. Oh, la biblioteca comunale, poi alla fine il patrimonio librario della biblioteca comunale soffre di questa cosa qui. Non è un patrimonio. Intanto ha senso una biblioteca comunale, diciamo, nell'attuale mercato, no? Della cultura? O ha senso, diciamo, un altro tipo di servizio come quello che già esiste? Poi se si tratta di rendere fruibili i libri del professor Andriani, quelli sono comunque fruibili, perché esiste un catalogo, uno se ha bisogno di qualcuno di quei libri viene al comune, chiede di vederlo e prende i libri che gli servono. Ecco, ma tenere aperta una struttura per mettere a disposizione una biblioteca, che non è una biblioteca sistematica, è la biblioteca di uno studioso che ha avuto degli interessi suoi, diciamo personali, e che quindi, come dire, è una biblioteca privata che è interessantissima, parla del professor Andriani, ma non è certamente una cosa che possa servire una grande platea di utenti, tanto da giustificare l'investimento necessario a tenere dentro almeno due impiegati che la facciano funzionare. Sulla biblioteca vanno fatti altri ragionamenti. Per esempio, noi abbiamo dovuto registrare che le biblioteche scolastiche, sto parlando di una cosa che mi è accaduta in questi mesi, quando abbiamo spostato il primo piano della scuola Buonarroti, no? Lì c'era una piccola biblioteca scolastica. Quella piccola biblioteca scolastica è fatta di libri, diciamo, antichi, che nessuno va più a consultare, che sono preziosi in sé per sé, per i bibliofili, ma che non hanno, diciamo, in questo momento uno scopo, una funzione sociale. E quindi, diciamo, il punto è sempre quello, no? Noi dobbiamo gestire le risorse che abbiamo per, in un'ottica appunto di progresso sociale complessivo. Poi l'ultima cosa su cui ti voglio dire questo: chi mi conosce sa che io sono esattamente agli opposti, diciamo agli antipodi della retorica. Io su niente faccio retorica. Chi proprio mi conosce da vicino mi accusa addirittura di non riuscire a distinguere l'affettività dalla retorica. Questi anni sicuramente non mi hanno aiutato, perché, come dire, quando tu fai il sindaco per 10 anni vedi cose che ti fanno misurare quale grande lusso sia la retorica, e credo di essere poi, diciamo, per esercizio costante intellettualmente onesto. Cioè io non mi nascondo dietro le bandiere, i simboli. Se c'è da criticare qualcosa, anche se appartiene alla parte mia, io l'ho fatto. Lo faccio e lo faccio, l'ho fatto e lo faccio. Quando io vi dico che c'è una crisi sistemica, io non l'argomento nemmeno,
Perché se voi non siete in grado di rendervi conto di quanto morda questa crisi sistemica, no? E allora, scusatemi, ma per l'ennesima volta vi invito a rivedere il vostro armamentario, il vostro strumentario diciamo di intervento, già a partire dalla lettura di quello che avete davanti. Perché voi non potete pensare di amministrare una città senza tener conto che avete un problema sul credito reale. Tra l'altro, vicino a te ci sono degli imprenditori che queste cose te le possono, diciamo, non le possono negare per tanti motivi. Quindi quando io dico che il problema della C3 è che in questo momento, se tu vai a chiedere i soldi alle banche, poiché sei costretto a dare garanzie in termini immobiliari che alle banche non interessano, quindi hai un problema grave legato all'accesso al credito, io non documento, perché tanto è inutile che lo stiamo a documentare. Ieri hai i dati Istat sulla produzione industriale, una produzione industriale che in un mese cala del 5% su base annua, non è un disastro. È una voragine che si spiega come? Si spiega, diciamo, con il fatto che tu sei in piena recessione e che hai una gravissima crisi delle aziende legate anche all'incapacità delle aziende di accedere al mercato del credito. E questo, diciamo, scusate, è un punto con cui dovete fare i conti. Dovete fare i conti. Guardate, io naturalmente mi auguro che la nostra esperienza amministrativa continui, ma io non sono spaventato dal fatto che ci sia una discontinuità. Sta nell'ordine delle cose. Se viene qualcuno, diciamo, a me dispiacerebbe, siccome io in questi 10 anni ci ho messo la salute mia, no? A me dispiacerebbe, come dire, veder riprecipitare questa città in uno spiraglio, una cosa che io non ho voluto dire all'inizio. Ma non vi dimenticate che quando io sono stato eletto sindaco senza maggioranza, io sono stato eletto sindaco dopo che c'erano state 6 mesi di Saverio Andriani, 3 mesi di Pasqualino Stufano, 1 anno di commissariamento, 1 anno e mezzo di Ruggero Iannone, 1 altro commissariamento, 2 anni in Luzzi centro-sinistra, 1 anno in Luzzi centro-destra, 1 altro commissariamento e 1 altro commissariamento. Cioè io ho trovato la devastazione, ho trovato l'assenza, diciamo, di democrazia dentro. Cioè l'amministrazione non era affidata a logiche di decisione democratica, era affidata ad altre logiche. Questo mettetecelo dentro. Ma se voi dovete andare ad amministrare, costruitevi un armamentario che diciamo sia un armamentario che è in grado di leggere la realtà. Se no, diciamo, andrete lì a scontrarvi e ci capirete poco per almeno 1 anno. Siccome io credo di dare tutti gli elementi per consentire di leggere a tutti quello che c'è, l'invito che faccio a tutti è: non attardatevi a fare la campagna elettorale su polemiche spicciole. Il GAL c'è, andatevi a studiare le misure. Il GAC c'è, andatevi a studiare le misure. Se vogliamo parlare di turismo, il DPP c'è, andatevelo a guardare. Andatevi a guardare quello che c'è, cercate di incrociarlo sulla base poi della situazione che ci circonda. Come andate ad amministrare quello che c'è? Perché è di là che si parte. Poi chiaramente ci metterete dentro tutto il nuovo che avete in testa, che è giusto che abbiate, diciamo che, come dire, è necessario che voi ci siate. Guai se voi non ci foste, no? Oh, a quanto al pensiero unico, scusami, il pensiero unico a Giovinazzo, naturalmente, attribuire a me il pensiero unico è retorica, no? Potrei fare la polemica spicciola, per esempio, di scherzare sulla sede di Giovinazzo TV. La potrei fare questa cosa qui. Qualcuno qui dentro può dire che io abbia mai messo il naso in una redazione giornalistica. Io ho risposto quando mi è stato chiesto qualche cosa, credo di aver risposto con gli elementi che avevo a disposizione. Ho il massimo del rispetto, diciamo, per il lavoro che tutti fanno con i loro strumenti. Credo che l'azione di informazione sia un'azione difficile,
È una mia opinione che ci sono alcuni opinionisti, autoproclamatisi opinionisti, Giovinazzo, che in realtà non capiscono niente delle cose di cui pretendono di scrivere. Lo dico, l'ho detto e continuo a dirlo. Ma dire che io sia fonte, diciamo, di un pensiero unico, come dire, mi fa sorgere ad una statura che francamente non ho e che non voglio avere. Un'altra cosa però, su questo pensiero unico, che è importante. In questi 10 anni del lavoro enorme che è stato fatto, perché è stato un lavoro enorme, poi uno può essere d'accordo o in disaccordo sui risultati, si poteva fare meglio sicuramente, si poteva fare di più sicuramente, perché tanto non c'è un limite a queste cose. Però nel lavoro che è stato fatto c'è stato il tentativo di ricostruire un luogo della politica, Giovinazzo. Cerco di spiegarmi ancora meglio. Qui adesso tu hai poche persone, ma questo vuol dire poco. Tu ti devi chiedere in questo momento, il momento in cui non hai ancora i risultati elettorali prossimi, tu ti devi chiedere, queste stesse persone, quando vanno nelle urne, con chi parlano? Quello è il riscontro reale. Il riscontro reale non è una sala, diciamo una domenica sera alle 8. Quindi, prima di dire che noi siamo lontani dalla città, io invito tutti a guardare poi alla fine i risultati elettorali, quelli che ci sono, quelli che ci saranno. Su questa cosa qui, attenzione, che tu sconterai domani la stessa cosa che sconto io oggi, cioè il fatto che io e te siamo associati ad una dimensione della politica che non ci appartiene. A me chiedono adesso per strada quanto prenderai di pensione ora che hai finito di fare il sindaco, perché mi associano ad un deputato, ad un consigliere regionale, a un senatore, no? Quindi noi scontiamo in questo momento una cattiva immagine della politica che noi non contribuiamo a creare, perché noi non siamo distanti dalle persone. Se tu vuoi parlare con me, io sto a posto mio ogni giorno, mi trovi per strada, mi telefoni a casa e ti rispondo. Non è questo. E fate, guardate, se non ve ne rendete conto, diciamo, anche lì commettete un errore di strabismo. Perché con questa cosa, nel momento in cui voi entrerete in consiglio comunale, che sia all'opposizione, che sia all'amministrazione, su questa cosa farete i conti pure voi. Allora, noi abbiamo creato a Giovinazzo un luogo della politica. Un luogo in cui ci sono delle persone che discutono di temi grandi e di temi piccoli. L'abbiamo fatto facendo un lavoro che non è stato, come dire, un lavoro a costo zero, è stato un lavoro faticoso. Quello che sta succedendo in questa campagna elettorale non è altro che il risultato del lavoro che si è fatto. Perché al di là di alcune, diciamo, illusioni ottiche, perché questa è una campagna elettorale strana, in cui ad oggi non esiste il candidato del centrodestra, o sbaglio? Eh? No, perché non è un problema che vi riguarda? Scusate. No, attenzione, segui il ragionamento. Tu stai partecipando a una competizione elettorale. In questa competizione elettorale c'è un convitato di pietra. Il candidato del centrodestra chi è? Oh, si presume che sia il maresciallo Gattaz. Io intanto passo anche il microfono, perché così dopodiché posso sentire anche da casa. Io quello che vedo, che cos'è? Vedo che esiste un movimento che ha fatto un percorso, il vostro, che legittimamente, diciamo, sta prospettando una proposta politica in piena legittimità, assolutamente. Niente da discutere, niente da... Poi c'è un convitato di pietra. Poi c'è un luogo intorno a cui si ricompone tutto il resto. E quel luogo si chiama Partito Democratico. Quel luogo, Partito Democratico, è l'unico luogo in cui in città c'è un partito, c'è un direttivo che discute, c'è una legittimazione democratica che viene dal voto. Fuori da quel luogo ci sono tante, diciamo, piccole associazioni, tanti piccoli pacchetti di consenso, no? Che si ridispongono
e che appartengono a una tradizione politica giovinazzese che è precedente alla nostra amministrazione. È chiaro? Allora, rispetto a questa cosa qui, dire che noi siamo lontani dalla città, dire che siamo lontani dai cittadini, come dire, è un'altra cosa su cui non mi sento di essere d'accordo. Anzi, totalmente non riuscite a leggere nemmeno quello che avete sotto gli occhi, perché quello che avete sotto gli occhi è che c'è una forza che ha fatto un congresso, che si è costituita in Partito Democratico, che ha continuato ad amministrare la città, che ha costruito un programma amministrativo per i prossimi 5 anni, che su quel programma amministrativo si è confrontato con le forze del centro-sinistra, a partire, diciamo, da quelle organiche al centro-sinistra regionale, con quelle ha stretto un accordo, ha scelto attraverso un percorso assembleare un candidato, l'avvocato Lia D'Agostino, ha presentato quel candidato e sta facendo le cose ordinatamente per consentire a tutti di capire, riflettere, discutere e scegliere. Il resto che sta attorno, scusate, sono pacchetti che tentano di trovare collocazione, aspirazioni individuali e cose anche, diciamo, un po' stucchevoli, perché io torno a dire che il silenzio sul candidato del PDL non è una cosa normale. Allora, se hai riferito alla domanda che le abbiamo fatto. Io, giusto, diritto di controreplica. No, la primissima accusa, non ho mai detto che voi, come mi è stato detto, voi fate schifo, mai detto, mai pensato. Quindi correggiamo, perché siamo onesti intellettualmente, quindi le cose che non sono state pensate, è giusto che sia così. Quindi una critica costruttiva. Noi ci stiamo attrezzando effettivamente e stiamo studiando la questione, quindi il punto non è questo, è anche sul pensiero unico. Il problema è ascoltare un'alternativa, o comunque pensare a un'alternativa e valutare comunque se questa alternativa è percorribile. Di fronte a tanti no, non pensate, non sapete, non è così, allora lì è legittimo il dubbio, ma si può creare un'alternativa, quindi questo è il chiarimento di prima. Poi per il resto, per la campagna elettorale, ci auguriamo anche noi che sia sana e costruttiva, perché ne va delle sorti del Paese, e noi l'abbiamo già impostata così sui progetti che abbiamo, e che noi diciamo anche, lo ribadiamo anche oggi, se ci sono dei punti condivisibili da tutti, che si realizzino poi all'unanimità, perché daremo l'idea di una comunità che vuole crescere. Indubbiamente 10 anni di governo ininterrotto è sempre meglio di commissariamento e quant'altro, però è anche vero che in 10 anni ne sono successe di cose, l'ultima consiliatura non è stata abbastanza tranquilla, e quindi anche questo bisogna ammetterlo. Va bene, però per il resto non voglio dilungarmi, perché era giusto una controreplica. Sì, c'è un'email che è arrivata e quindi do la parola a Gian Gaetano, ma nel frattempo volevo sottoporre al sindaco quest'altra domanda giunta. Sì, consideriamo giusti, solo un secondo, che abbiamo 10 minuti, sì, più o meno ancora a disposizione, quindi penso che siano le ultime due, sì, domande, a meno che non ci sia tra il pubblico una domanda. Ok, allora, sì, a questo rapidamente, punto la tua domanda, poi andiamo con la mail e in chiusura la domanda, sì, di un altro. Allora, Michele Di Pasquale ci chiede, le chiede, che fini hanno fatto le biciclette che nell'estate di 2 anni fa erano a disposizione dei cittadini e dei turisti presso l'ufficio turistico? Rapidamente, signor sindaco. Sì, scusi. Allora, quelle biciclette, quelle biciclette erano state messe a disposizione dall'associazione Dante, Ape Dante, che aveva allestito il servizio, e quindi, diciamo, non erano nella proprietà comunale, quindi l'associazione Ape Dante, credo che se si tratta di quelle biciclette. Poi in realtà c'era un altro accordo che abbiamo fatto con un'associazione di cicloamatori che aveva come base di partenza Giovinazzo e forniva biciclette per gli itinerari turistici lungo le piste ciclabili pugliesi a turisti, diciamo, in gran parte tedeschi. Ecco. Quell'associazione prima ha condiviso la propria sede dentro l'ufficio IAT, poi si è spostata altrove a Giovinazzo, quindi quello stesso servizio poi è uscito
voglio dire, quella convenzione ha funzionato per alcuni mesi, poi loro si sono attrezzati diversamente in un altro luogo di Giovinazzo. Gian Gaetano, a te. Sì, grazie Giussi. Allora, una domanda che è arrivata via mail da Pino da Udine, che noi salutiamo e ringraziamo perché gli emigranti, come tutti sapete, li abbiamo sempre molto a cuore. Allora, Pino da Udine in realtà formula tre domande diciamo insieme, anche se ad alcune credo che il sindaco abbia già risposto. Io comunque le leggo tutte. Sindaco, pensa che il suo doppio mandato sia stato utile alla città? E tra il primo e il secondo, quale secondo lei ha dato i risultati migliori? Eventualmente, di che cosa andrà fiero quando tutto sarà terminato? Allora, se io non ricordo parte, male, ecco, sì, ha risposto. Però forse ecco, ci dovremmo soffermare tra il primo su, e il secondo mandato. Ecco, appunto, 10 anni di amministrazione natalicchio, 2002-2007, 2007-2012. Quali tra i due mandati? Ecco. Il secondo è stato più difficile. È stato più difficile perché la congiuntura in cui ci siamo mossi è stata molto più difficile. Anche se poi a giudicare dai numeri per governare sembrerebbe più difficile il primo, dato che appunto, come lei ricorderà, ci furono, ecco, c'era sempre una maggioranza sul filo di lana, almeno io ricordo così. Maggioranza sì, che... anche questo, prima diceva Michele, secondo, problemi ci sono sempre, problemi ci sono sempre l'amministrazione. Non è che nel primo non abbiamo avuto, nel primo addirittura l'amministrazione sopravvisse perché a cavallo di una campagna elettorale un pezzo passò al centro-destra, ma fortunatamente un altro pezzo passò al centro-sinistra. E quindi nel bilancio del mercato elettorale, chiamiamolo così, i numeri del centro-sinistra Giovinazzo in consiglio comunale tennero. Quindi anche questo, naturalmente, i ricordi recenti sono quelli più vivi. Tra i due mandati il secondo è stato più difficile. È stato più difficile per motivi strutturali e anche perché secondo me il secondo mandato è sempre un poco più difficile, no, nel senso che appunto si accumulano le tensioni, le stanchezze e voglio dire anche questo, non ti rispondo a tutta la domanda perché se vai all'inizio dell'intervista probabilmente troverai le risposte. Quando io sono stato, io non mi sono candidato a fare il sindaco. Noi venivamo fuori da una vicenda abbastanza tortuosa nel 2001, perché noi avevamo eletto un sindaco che era passato dal centro-sinistra al centro-destra e quindi noi eravamo assolutamente sicuri di perdere le elezioni. In realtà, come dire, io fui il candidato sindaco perché eravamo quasi tutti convinti che non avremmo amministrato la città. Quando comunque ho fatto il sindaco, io ho la presunzione di dire che ero abbastanza attrezzato per sapere che dalla posizione di sindaco di Giovinazzo non si costruisce nessuna carriera politica. Io ho fatto il sindaco di Giovinazzo perché ho creduto in alcuni valori civili da quando avevo 15 anni. Chi mi conosce da quando avevo 15 anni sa che a 15 anni stavo già nel consiglio d'istituto. Sono cresciuto così. Sono cresciuto in ambienti in cui l'impegno civile mi è stato inculcato come parte necessaria per la realizzazione, diciamo, di qualsiasi progetto individuale. Quindi, poi sono entrato in una sezione che era in una sezione di vecchi operai delle acciaierie che non avevano grandi, come dire, strumenti culturali, ma avevano dei valori forti e uno sopra tutti gli altri, il valore del collettivo. Quindi io ho pochi e saldi punti di riferimento, che sono questi. Allora, io ho fatto il sindaco non perché pensassi di diventare da sindaco Giovinazzo chissà che. Io ho pensato di fare il sindaco sapendo che poi sarei tornato a fare il professore, cosa che ho già ricominciato a fare e quindi lì voglio andare, non voglio andare da nessun'altra parte. La soddisfazione che porto con me è quella di aver accettato un impegno oneroso e di aver fatto del mio meglio. Io posso aver sbagliato, possiamo aver fatto degli errori, possiamo non essere d'accordo su quello che si è fatto, però una cosa che credo nessuno mi possa rimproverare
è quella di non aver dato, di non aver profuso tutto il mio impegno, e di questo impegno metteteci anche dentro una cosa che non posso, diciamo, chiarire meglio, che io sono stato con la schiena dritta sempre, e che i giovinazzesi in 10 anni non hanno avuto mai nemmeno una circostanza in cui abbiano potuto pensare di doversi vergognare del loro sindaco. Io sono stato con la schiena dritta il giorno dopo essermi insediato, quando qualcuno non voleva requisire i beni sottratti alle famiglie di contrabbandieri. Io sono stato con la schiena dritta e sono andato a requisirli, no? E poi questa cosa è andata avanti nel tempo, eh? Persino la vicenda contestatissima del mio concorso. I cittadini di Giovinazzo si devono ricordare che allo scritto io ero tra i primi 20 o tra i primi 25, all'orale ero 126esimo. Anche quello è stare con la schiena dritta. Io per mangiare vado a lavorare, non mangio dal mio essere sindaco, ecco. E allora la cosa, come dire, di cui sono orgoglioso, e io questo impegno l'ho assunto, ho fatto del mio meglio, ho profuso, e sicuramente i giovinazzesi non potranno vergognarsi di me, né troveranno sotto il tappeto nascosto niente, perché non c'è niente, diciamo, che noi abbiamo nascosto. Dal pubblico, Gian Gaetano. Sì, sì, Giussi, allora siamo addirittura d'arrivo, direi, ecco, di concludere questa bellissima conversazione con un'altra domanda da parte del pubblico. Chi si era prenotato? Tu? Sì, allora, come ti chiami? Enzo Fusaro. Allora, io evito di dilungarmi, è inutile che facciamo polemiche o roba del genere. Una domanda semplice. Perché ogni volta che facciamo affermazioni in merito a quello che è stato l'amministrazione, quello che l'amministrazione ha fatto, dobbiamo necessariamente dividere quello che è stato merito dell'amministrazione di centrosinistra piuttosto che quello che troverà un'altra amministrazione che verrà dopo? Io ho avuto modo di vedere piacevolmente quello che è successo in città come Biceglie, dove si è passati da un'amministrazione di centrosinistra ad un'amministrazione di centrodestra, portando avanti una continuità amministrativa che ha dato comunque un certo sviluppo alla città, che è visibile, ed è visibile quello sviluppo che si è tenuto negli stessi anni di cui lei poc'anzi ci parlava, di crisi nera che io da imprenditore sto vivendo, e sto vivendo accentuato anche da una situazione che adesso non è il caso perché non ci sono i tempi, che è quella della D11 che lei ben conosce. Vorrei capire perché c'è questa necessità di ribadire che quello che è stato fatto da un'amministrazione debba essere trovato, diciamo, debba essere trovato pronto da quella che viene dopo, e perché abbiamo preparato il letto, loro troveranno il letto già fatto. Cioè, il compito di un'amministrazione non è quello, non dovrebbe essere quello di garantire alla città la massima vivibilità, tutto quello che serve per diciamo, trovare la propria dimensione all'interno di un gruppo, di una serie di paesi che fanno parte poi della nostra provincia, della nostra regione, della nostra Italia. Cioè, è necessario ribadire questo concetto ogni volta che si parla di politica. Grazie. Io sono assolutamente certo, e credo di averlo dimostrato con l'azione delle amministrazioni che ho guidato, sul fatto che la continuità amministrativa sia un valore assoluto. Quello che io tento di dire è, quando parliamo di programmi, parliamo, come dire, senza cercare scorciatoie. Allora, se si fa la polemica sul lungomare e sul blocco del lungomare, no? Cose che io vedo nei programmi, no? Una delle accuse che si muovono a questa amministrazione è quella di aver chiuso il lungomare. Dopodiché questa amministrazione ha spiegato perché sta chiuso il lungomare, così come ha sostanzialmente risolto il problema della sua riapertura. Allora, in un programma elettorale serio, uno deve dire che, cioè, la storia la deve raccontare tutto, uno deve dire che il problema è stato questo, la procedura è a questo punto, e quindi quando ci sarà finalmente
l'ultimo parere paesaggistico, si aprirà un cantiere che durerà 4 mesi, 6 mesi. Alla fine, per quella parte il problema è risolto, esiste un'altra parte su cui c'è un finanziamento in arrivo di 4,5 milioni, su cui bisognerà ricominciare lo stesso percorso, che presumibilmente prenderà gli stessi tempi procedurali, meno i 2 anni che ci sono voluti per far riconoscere alla Regione che c'era un problema di erosione costiera nella città di Giovinazzo. Se invece la cosa la si presenta nei termini, Natalicchio ha chiuso il lungomare, io lo riapro, allora, come dire, si sta facendo un'operazione che alla fine, guardate, sicuramente può colpire la pancia di qualche lettore, ma sicuramente non la testa. Siccome io cerco di parlare alla testa delle persone, non alla pancia delle persone, allora a me piace sottolineare, rispetto a chi si candida ad amministrare la città, questo punto. Non cercare, diciamo, chi si candida non deve cercare la scorciatoia verso la pancia degli elettori, perché poi questa pancia degli elettori è capiente fino a un certo punto. Arriva il momento in cui con la testa degli elettori ti devi confrontare. Allora, è quasi un consiglio che mi permetto di dare a chi fa, chi deve costruire un programma amministrativo, chi deve fare campagna elettorale: non cercate scorciatoie. Cominciate, non esiste la, voi, chi arriva ad amministrare non arriva ad amministrare in un deserto, perché intanto c'è un sistema di norme che funziona e poi esiste un dossier di procedure aperte, che è il punto da cui bisogna partire. Allora i ragionamenti facciamoli citando i dossier che esistono per come sono, non facendo i tagli, perché sui tagli dei dossier, scusami, sono costruite vicende dolorosissime, come quella della zona artigianale, dove ci sono dei consulenti che hanno costruito un dossier strabico, perché hanno trovato a Giovinazzo chi gliel'ha fatto costruire il dossier strabico. Attenzione. Scusa Sergio. Quindi mi permetto di contraddire. Nell'ambito della D1U, chiedo scusa. Su questa cosa, gli uffici, non c'è discussione possibile. Gli uffici comunali hanno dato tutta la collaborazione necessaria, perché tra l'altro erano tenuti a darlo. Dopodiché, dentro, le relazioni dei tecnici, ci sono cose che i tecnici hanno voluto vedere e cose che non hanno voluto vedere. Quello che io chiedevo all'amministrazione era di rappresentare quella parte di cittadinanza nei confronti del procuratore, quello che non è stato fatto, perché una delegazione della D1U, quando si è presentata dal procuratore, è stata quasi ridicolizzata dal fatto: ah, siete i primi che si vedono da Giovinazzo dopo 5 anni di processo. Enzo, anche questa cosa qui, è un cattivo modo di porre le questioni. Non ho voluto la situazione della D1U, ho evitato di entrarlo perché non c'erano i tempi per fare questa cosa. Consentimi di dire questo, se no poi non ci capiamo. Partiamo da un punto: che nessun procuratore ha contestato l'azione dell'amministrazione, né c'è nessun, io non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, né mi risulta che qualcuno dell'amministrazione abbia ricevuto avviso di garanzia. Partiamo da questo punto. L'amministrazione intende solo la parte politica. Partiamo da questo punto. Dopodiché, rispetto a quello, noi abbiamo una tesi che è dell'accusa, va bene? La tesi dell'accusa va dentro un processo. Nel processo noi riteniamo che ci siano tutti gli elementi per chiarire le cose. Perché a maggio si prescrive, quindi non servirà neanche. Non è come dici tu. Resta il reato urbanistico. Cioè, che cosa resta la parte amministrativa, ma la parte penale a maggio si prescrive, io lo posso assicurare. Vabbè, quindi a giugno andiamo a perdere tempo. Perché se si dovesse chiudere con comunque anche il reato, allora, condanna e prescrizione, se fosse comunque la sanzione amministrativa rimane.
faccio un discorso per paradosso. Se fosse come dici tu, allora diciamo il silenzio dell'amministrazione è stata la strada migliore per risolvere il problema. No. Guarda che tu non hai per niente le idee chiare. Accessorio, il reato... Guarda, tu non hai le idee la chiare. La sanzione accessoria, mi dispiace, che è perché quella tu della ci stai dentro non al problema. Decade con guarda il, che tu ci stai dentro al problema, no? Perché tu sei invece tra quelli che devono andare in tribunale. Però del problema non hai un quadro chiaro. Hai un quadro abbastanza confuso. Questione di punti di vista. Sì, ma ce l'hai totalmente confuso. Così come i tuoi avvocati sanno perfettamente, perché gli avvocati di parte sono stati chiamati dall'amministrazione, l'amministrazione ha fatto un punto assai esauriente sullo stato della procedura e ha anche spiegato quali erano le scelte amministrative. Naturalmente l'amministrazione è parte terza in questa vicenda. Tra l'altro una parte in cui non si capisce bene se sia addirittura parte lesa. No? Quanto beneficiario del provvedimento di confisca, non so fino a che punto potrebbe essere parte lesa. Attenzione, se sono beneficiario del provvedimento di confisca è perché nell'idea del giudice è stato conculcato. La legge è così, non nell'idea del giudice, attenzione. Non nell'idea del magistrato è stato conculcato un diritto dell'amministrazione che è quello della programmazione urbanistica ed è stato conculcato dai lottizzanti privati. Sì, questo è il meccanismo giuridico attraverso cui io posso diventare... Il legislatore... Paolo, vuoi spiegare la differenza tra un legislatore e un magistrato? Senti, scusate, io non ho parlato di legislatore. Sì, io penso io non ho parlato di legislatore. Sia meglio concludere. Ho detto giudice per magistrato. Dopodiché, sulla D1-1, guardate, sono pronto a qualsiasi confronto. Restano i fatti. Io in tribunale non ci vado. Allora siamo. No, scusa, c'è chi ci andrà non per conto dell'amministrazione. Attenzione, l'amministrazione non c'entra, i privati ci vanno. Voi andate in tribunale, l'amministrazione non va in tribunale.